Grazie, grazie Goffredo, e ti ringrazio molto di questa occasione. Mi scuso, ma tra i vari difetti che ho, che Provenzano ha elencato, ma ce ne sono tanti altri, ci sono mancati un po', c'è anche quello di essere appassionato di calcio. Stasera c'è un evento importante e quindi io, dopo che sono intervenuto, c'è un evento importante per alcuni in Italia, e quindi dopo che sono intervenuto, Goffredo, devo andare via, ma non è assolutamente mancare di rispetto agli altri, quindi cercherò di essere molto, molto, molto sintetico. La prima cosa, ho sentito che l'Unione Economica Monetaria è cara a Sandro Gozi. Io vorrei ricordare che l'obiettivo dell'euro è stata la prima grande battaglia della sinistra italiana, è stata la prima grande battaglia del centro-sinistra, è stato il grande obiettivo del governo dell'Ulivo, quindi insomma non la ridurrei alla mia persona, troppo onore Provenzano ridurre alla mia persona. Ti posso dire però, per quanto riguarda tanti di noi, e io l'ho vista nascere perché ero trasunante con Delors e l'ho negoziata con un commissario spagnolo che si chiamava Oreca, allora la Commissione Europea diceva quello che stavi dicendo tu. Cioè, guardate, cari governi, che l'euro sta nascendo zoppo. E all'epoca anche in Italia, e anche a sinistra in Italia, c'era chi parlava di una naturale fecondità politica e istituzionale dell'euro. Abbiamo visto che invece una moneta è sterile se non c'è il primato della politica. No, per dirti che in realtà, vedi, le divisioni supposte tra di noi a volte sono molto meno importanti, o magari non sono quelle che uno pensa che siano. L'ho scritto, ma non cito mai le cose che ho fatto da universitario, ma se guardi un mio libro del 99 dice esattamente queste cose qui. Questo è giusto per un chiarimento. Per me il 4 marzo è crollato un sistema politico, e dato che il 4 marzo è crollato un sistema politico, io credo che pensare di rispondere muovendosi un po' più verso il centro o un po' più verso la sinistra di un sistema che non c'è più è una falsa partenza. Io sono molto d'accordo con quanto ha detto Mario Tronti, non entro nel dibattito dovevamo dialogare o non dovevamo dialogare, io quello che, come la pensavo, l'ho detto in maniera molto chiara, ma mi ritrovo molto nel fatto che io credo che abbiamo oggi due forze politiche a cui la maggioranza degli italiani ha dato il consenso, che sono due facce delle stesse paure, due facce delle stesse insicurezze, due facce degli stessi errori nostri, due facce della stessa paura del domani, e c'è una prima faccia che è di estrema destra. Cambiamo il lessico, non parliamo più di centrodestra in Italia, perché centrodestra in Italia non esiste più. In Italia esiste un'estrema destra lepenista, Matteo Salvini è stato molto abile dal suo punto di vista a importare in Italia un discorso tipicamente lepenista dell'estrema destra europea, mancava solo in Italia tra i grandi paesi, purtroppo si è riuscita a importarlo con grande successo, e quindi c'è stata una trasformazione enorme della Lega, enorme. Quindi non c'è più il centrodestra, c'è un'estrema destra egemonica e lo sarà sempre di più. Bassolino ha ricordato quello che sappiamo, è un'estrema destra egemonica senza assolutamente la possibilità per quella parte di centrodestra che prima era il leader di influenzarla, sarà sempre più marginale. E poi abbiamo una grande sfida con la palude, come la chiamava Mario Tronti, con la melma, come diceva Goffredo Bettini, ma anche quella palude e quella melma secondo me è l'altra faccia dello stesso problema, cioè l'estremismo o il populismo hanno la faccia di Salvini, hanno la faccia di Di Maio. Io non credo che sia dialogando con, guardate che ci vogliono dei fondamentali minimi comuni. Noi fondamentali minimi comuni li avremo con gli elettori che abbiamo perso a favore dei 5 Stelle dell'astensione, o nella mia regione a favore della Lega. Ma non ce li abbiamo i fondamentali comuni con qualcosa che è totalmente antidemocratico. Perché il modo in cui il Movimento 5 Stelle funziona è totalmente antidemocratico. L'abbiamo letto lo statuto. Abbiamo letto lo statuto dei 5 Stelle. Il Statuto dei 5 Stelle è uno statuto in cui c'è un garante, Beppe Grillo, che ha diritto di vita e di morte politica su tutto. Abbiamo un movimento che non ha assolutamente il minimo di DNA di soggetto democratico. E fin tanto che quel movimento non ha il minimo DNA di soggetto democratico, perché decidono tutto Grillo e Casaleggio da statuto,
tranne un voto a maggioranza qualificata dei due terzi di tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau rispetto alla decisione del garante. Questo è. E io non credo che sia vedendo le carte, dialogando, vedendo che tu risolvi qualcosa. Lo risolvi prendendo atto che c'è un sistema che è crollato e c'è una necessità fondamentale per i progressisti di costruire una alternativa radicale ai populisti bifronte, al populismo bifronte che ha una faccia di Salvini e una faccia di Di Maio. E io credo che in questo momento difficile ci sia, se noi prendiamo atto di questo, una strepitosa opportunità di costruirla questa alternativa progressista, riformatrice, europeista, ed credo che questo debba essere il ruolo del Partito Democratico. E il calendario ci dà un'opportunità ulteriore, perché noi vediamo se si fa questo governo giallo-verde, però noi abbiamo davanti a noi 12 mesi prima di un appuntamento elettorale molto importante, che sono le elezioni europee. E mai come questa volta la ricostruzione del nostro campo, la ricostruzione di un nuovo campo, è strettamente legata alla costruzione anche di un nuovo campo e di una nuova alleanza a livello europeo. Perché guardate che il terremoto politico del 4 marzo di quest'anno in Italia accadrà in Europa il 26 maggio del prossimo anno. Cioè in Europa noi siamo nell'imminenza di un cambiamento radicale che non ci piacerà in Europa, così come quello che è accaduto in Italia. E allora ecco perché credo che ci sia una grossa opportunità, partendo dalla scelta europea, partendo dalla scelta riformatrice, partendo dai diritti civili e diritti sociali, per costruire questa alternativa. Due punti e concludo. Certamente per costruirla in Italia dobbiamo essere, e non credo che sarà molto difficile essere radicalmente alternativi alla messa alla prova del governo leghista e 5 Stelle in Italia. Però certamente non dobbiamo anche vedere quali grossissimi errori sono stati fatti. E io ne prendo uno dei punti che avete detto questa sera, che credo che sia stato un grossissimo errore. Lo semplifico perché ho poco tempo e perché non voglio rubare tempo a chi interverrà dopo. Ma l'agenda sociale o la misura che è stata citata, il reddito di inclusione sociale, non doveva essere una delle misure adottate dagli ultimi giorni del governo Gentiloni. Doveva essere la prima misura che il governo Renzi adottava il primo giorno. Perché se noi avessimo fatto questo, cioè se noi avessimo portato avanti con la stessa determinazione con cui abbiamo portato avanti l'agenda dei diritti civili, avessimo portato avanti anche l'agenda sociale, partendo da uno strumento che è nostro e su cui stiamo ricevendo anche dei fondi europei, tra l'altro, in varie regioni, beh, credo che avremmo tolto un bello strumento, avremmo dimostrato in maniera molto concreta che abbiamo delle risposte alla lotta alle disuguaglianze e alla povertà. Questo solo come punto, secondo me, di riflessione critica. E anche su questo cerchiamo, come è stato detto in direzione, non so da chi, cerchiamo di rispettarci, di volerci un po' più bene, vediamo quali sono gli errori, senza dare dei giudizi così tranchant, così radicali su questo o quell'altra parte del partito, perché non credo che questo ci aiuti a preparare la rivincita. La rivincita passa innanzitutto dalle elezioni europee, se siamo d'accordo che accadrà lo stesso cambiamento. Allora, Goffredo oggi fa un'iniziativa europea. Il gruppo non si chiama PSE, il gruppo si chiama Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Perché si chiama così? Perché l'abbiamo voluto noi. Chi ha negoziato questo nome? Il PD, quando ha cominciato a entrare nel gruppo. Perché oggi quell'obiettivo è ancora più importante? Perché se noi rimaniamo di fronte al terremoto politico imminente, ogni famiglia politica rimane stretta nel suo ambito, cioè i Verdi stanno dalla loro parte, i liberali democratici stanno dalla loro parte, i socialdemocratici stanno dalla loro parte, noi saremo assolutamente minoritari in attesa di quel terremoto politico. Che cosa sarà questo terremoto politico? Sarà l'urbanizzazione del Partito Popolare Europeo. Il PPE è sempre meno Partito Popolare Europeo, sarà sempre di più partito pigliatutto europeo, dove c'è dentro tutto e il contrario di tutto, dove vanno da Juncker, l'europeista Juncker, a Orban. L'urbanizzazione, i nostri avversari non dobbiamo sottovalutarli, né in Italia, che siano 5 Stelle o Lega, né in Europa. L'urbanizzazione non avrà ovviamente la faccia di Viktor Orban, ma perché pensiamo che noi siamo sempre più intelligenti? Avrà la faccia di Sebastian Kurz,
a proposito di nuova classe dirigente. Un trentenne che si presenta bene, ma che ha le stesse idee xenofobe, profondamente in realtà anti-europee, di Orban. Questo sarà il primo avversario e sarà il primo gruppo parlamentare. Il secondo gruppo parlamentare sarà un'aggregazione ampia di populisti estremisti anti-europei. Questo sto facendo la fotografia di oggi. Il terzo gruppo parlamentare con la fotografia di oggi sono i liberal democratici. Il pilastro dal 79 del Parlamento europeo assieme al PPE e i socialdemocratici rischiano di scendere alla quarta posizione. Allora, evitiamo di caricaturare le posizioni, cari amici e cari compagni. Che io penso di conoscere l'Italia, penso anche di conoscere la Francia, dato che la frequento da quando avevo 17 anni e ci sono stato 7 anni. So benissimo che l'Italia e la Francia sono due cose diverse. So benissimo che non c'è in Italia la borghesia illuminata che c'è in Francia. So benissimo che i modelli non si trasportano e non si importano. Ognuno di noi deve trovare la sua via per vincere contro i populismi e contro gli estremismi. Ma in Europa, la nuova alleanza progressista che dobbiamo fare deve essere un'alleanza radicalmente alternativa all'orbanismo, radicalmente alternativa al partito pigliatutto europeo, radicalmente alternativa all'epenismo, e o noi usciamo dalle linee di visione che sono completamente superate e facciamo il PD in Europa, che è quello, e per questo che l'ho citato, non perché penso di essere nella stessa fase politica del Lingotto del 2007, ma perché penso che quella debba continuare a essere il nostro ruolo anche in Europa, cioè o noi usciamo dallo stretto campo del socialismo europeo, come all'epoca dicemmo che dovevamo uscire dallo stretto campo del socialismo italiano, e ci facciamo noi promotori, dentro e fuori l'SND, dentro e fuori il PSE, di questa nuova alleanza per il progresso, radicalmente alternativa, e che può essere maggiorità nel Parlamento europeo, oppure noi vedremo la disgregazione dell'Europa che vogliamo e l'affermazione dell'Europa ai nazionalismi. Questa è la prospettiva, e questa è la prospettiva in cui noi abbiamo altro che le responsabilità di cui ho sentito parlare in questi giorni. Questa è una responsabilità storica che abbiamo. In questa nuova alleanza che dobbiamo costruire, Emmanuel Macron lo lasciamo di là o lo portiamo di qua? Cioè, chi ha battuto Le Pen, chi è stato vicino a Michel Rocard, chi ha inventato un nuovo progressismo, lo vogliamo portare dalla nostra parte con i Verdi, con i liberal democratici europeisti e con i socialisti democratici, o lo vogliamo lasciare al suo terreno? È l'unico leader politico oggi che ha una chiara agenda europea. E se le cose non sono successe, se le cose che ha detto al discorso della Sorbona non sono accadute, non è responsabilità della Francia, è che l'Italia è chiusa per consultazioni al Colle e adesso diventa giallo-verde, è che la Spagna è chiusa per Catalogna, e perché da Berlino quella grande coalizione che avrebbe dovuto fare la differenza nella politica europea della Germania, finora a Macron ha detto una serie di no, nein, su tutto. E allora attenzione alle grandi coalizioni, finisco. I junior partner, quello che noi saremmo stati, in un governo con i 5 Stelle, se mai ci fosse stato, ma comunque i junior partner, nell'esperienza europea di questi anni non sono mai riusciti a influenzare positivamente l'agenda di quel governo e sono usciti con le ossa rotte da quell'esperienza parlamentare. I liberali sono usciti dal Bundestag dopo l'alleanza con la CDU, i liberal democratici sono usciti da Westminster dopo l'alleanza con Cameron, i socialdemocratici austriaci hanno portato alla vittoria di Sebastian Kurz con l'estrema destra. Io credo che E oggi la grande coalizione CDU-SPD, non vediamo la SPD incidere su nulla. Allora, questo è il punto fondamentale. Dobbiamo costruire delle alleanze più ampie, dobbiamo costruire un campo largo, perché o almeno il Parlamento europeo tiene la barra sul progresso, sul progressismo e sull'europeismo, oppure veramente assisteremo, oltre al terremoto politico, anche al crollo dell'Unione europea e del Parlamento europeo. Grazie e scusatemi se devo andare via. Bene.